Amici di Lazio Style Channel, bentrovati da parte di Luigi Sinibaldi. È venerdì 8 settembre 2000 e c'è in campo la Lazio nella finale di Supercoppa Italiana allo Stadio Olimpico di Roma. Lazio contro Inter, subito formazioni con in tribuna Marcelo Salas che si accomoda davanti alla dirigenza biancoceleste, il presidente Sergio Cragnotti, o meglio accanto a Cragnotti. Salas che non può scendere in campo per la regola dei tre extracomunitari, lui essendo cileno può essere uno di questi, di fatto finisce in tribuna. Sono state scelte altre opzioni da parte di Sven-Goran Eriksson. E allora la Lazio, campione d'Italia, torna in campo ufficialmente in questa nuova stagione. Di fronte c'è ancora l'Inter di Marcello Lippi, che qui lo staff dirigenziale dell'Inter, l'avvocato Prisco, abbiamo visto poco fa anche Bedi Moratti. Sicuramente un Inter un pochino rabberciata, tanti infortuni, ma soprattutto tutti infortuni che in realtà sono resi indisponibili questi giocatori nelle sedute precedenti a questa partita. È successo ad esempio nell'ultimo allenamento a Milano per Sebastian Frey, ma anche altri calciatori non possono prendere parte a questa partita e sono fermati addirittura nella rifinitura a Roma. Sono Šimić, ma anche Blanc e Recoba. Sono tre giocatori che di fatto sono indisponibili in questa partita: Blanc per un fastidioso mal di schiena, Recoba invece per un problema ulteriore, sicuramente distorsione al ginocchio per il giocatore uruguaiano. Di fatto fuori da questa partita Lippi, che deve portare tanti giovani in panchina. Una Lazio invece che si presenta per la formazione titolare in questa gara. La Lazio che scende in campo con Peruzzi fra i pali da ex contro l'Inter, linea difensiva con a destra Pancaro, a sinistra Favalli, in mezzo Nesta e Mihajlovic, a centrocampo ovviamente non ci sono più Sergio Conceição e Almeida, gioca Stankovic sul versante di destra, su quello di sinistra c'è Nedved, Simeone e Veron, in mezzo con davanti la coppia nuova di zecca Crespo Claudio Lopez. C'è molta curiosità per vedere all'opera i due argentini lì davanti, in panchina Marchegiani come portiere di riserva e poi Colonnese, Pesaresi, Gottardi, Sensini, Lombardo e Inzaghi. Per l'Inter invece Ballotta, altro ex fra i pali, linea difensiva con Serena a destra, gioca Macellari sul versante di sinistra, in mezzo Cordova e Domorò, centrocampo con Vampeta, Farinos e Jugovic, Zedorf dietro a Kanchukur e Robby Keane, tanti nuovi anche per la formazione nerazzurra. Accanto a Sven-Goran Eriksson c'è Roberto Mancini, una sua nuova veste da vice, in questo caso del tecnico svedese. In panchina per l'Inter il giovane portiere Baraldi e poi fissore Yaya, Coe, Di Biagio, Peralta e Colombo. Queste le scelte per quanto concerne la formazione nerazzurra. Gioca Vampeta dal primo minuto, il brasiliano si sarebbe dovuto accomodare in panchina, invece va in campo subito dal primo minuto. Colpisce anche le tante assenze a centrocampo, anche all'ultimo appunto Alvaro Recoba. Eccolo qua Roberto Mancini, uno scudetto sul petto, di fatto non è più da calciatore ma da allenatore in seconda di Sven-Goran Eriksson. Un Eriksson calmo che aspetta soltanto il fischio d'inizio e l'arbitro, che è il signor Farina di Novi Ligure. Inter che partecipa a questa finale di Supercoppa Italiana perché ha conteso la Coppa Italia alla Lazio la scorsa stagione, chiaramente con la vittoria in casa per 2-1 e lo 0-0 vibrante peraltro a San Siro nella gara di ritorno. Altro ex Vladimir Jugovic, Lazio che ha vinto lo scudetto. Intanto via partiti per questo match, subito Lazio che imposta in questo caso il pressing con subito Crespo e Claudio Lopez, e l'Inter che cerca ritrovare se non altro degli sbocchi, adesso sul versante di sinistra con Zedorf. Adesso opportunità, c'è Domorò, gioca lui centrale dunque con Ivan Ramiro Cordoba. Laurent Blanc è indisponibile, come detto mal di schiena, accusato nella rifinitura di Roma. Porta va Ballotta, visto che Frey, che lui è out. Nesta vuole sollevare il cielo un altro trofeo,
Lazio che ha già vinto la Supercoppa italiana nel 98, due anni fa, con la vittoria degli Alpi di Torino contro la Juventus con il gol di Sergio Conceição. Occhio ancora Simeone, prova a intervenire, poi ancora Pancaro, quindi ancora Jugovic, fermato da Diego Paolo Simeone, ancora il Ciolo, pallone in zona centrale, Nedved per Verona, ancora Nedved, attenzione adesso subito alla velocità di Acqua Celeste, si fa vedere subito Crespo, va via Crespo, area di rigore, ancora Crespo, retto verso Claudio Lopez davanti a Ballotta, non riesce a mettere il pallone nel sacco, sarebbe stato un gol molto veloce, sono passati di fatto praticamente 75 secondi dal fischio d'inizio e la Lazio era subito vicina al gol dell'1-0 con una bellissima azione di Valdanito Crespo, palla verso il Pioco Lopez che con il sinistro ha mancato clamorosamente davanti a Ballotta, l'impatto con la palla, è stata ancora un'altra uscita da parte di Marco Ballotta, questa volta su Nedved che sarà inserito. La Lazio che sta cercando di controllare, Stankovic deve tenere sott'occhio il versante di destra con Nedved a sinistra, attenzione anche a Veron, posizione avanzata con Simeone, tanto occhio a Kin davanti alla porta, Kin con il pallone che finisce dentro, l'Inter in vantaggio, incredibile, Lazio vicinissima al gol dell'1-0 poco fa, ma a segnare l'Inter con Robbie Kin, segna proprio lui, l'attaccante irlandese bagna così su esordio con la maglia nerazzurra e fa subito felici i tifosi dell'Inter. Vi hanno detto in copertura c'è Simeone a centrocampo, ma quando la palla va lunga, occhio soprattutto alla velocità di Kin oltre alle leve lunghe di Hakan Şükür, qui con un bellissimo pallonetto Kin ha superato Angelo Peruzzi, il gol del vantaggio dunque dell'Inter a sorpresa dopo 3 minuti, il gol del giocatore con la maglia numero 7, Robbie Kin, l'irlandese. Subito vedere di che pasta è fatto, impatto importante con il, chiaramente con il calcio italiano, la Lazio deve fare gioco e ritornare avanti, lo fa adesso ancora con Crespo, si avvicina Stankovic, entra in area, poi Crespo ancora, pallone dentro, ancora verso Nedved, poi rinviato Macellari, poi Zeedorf ad a correggere il pallone avanti, poi ancora Nesta, palla lì indietro, c'è l'intervento da parte di Favalli, ancora Nedved, questa volta c'è il fischio da parte dell'arbitro Farina, fuori gioco, stiamo rivedendo qui lo scatto di Kine che va via a Nesta, poi Mihajlovic ha provato a intervenire, il pallonetto si insacca sul secondo palo, le capriole della punta irlandese che festeggia così davanti a Zeedorf e da Hakan Şükür, il giocatore ex Galatasaray, oggi accanto a lui in attacco al numero 54 per il turco Farinos, ancora Nedved, attenzione, molto vibrante questo inizio gara, ritmi subito alti con il campionato italiano che inizierà fra qualche settimana, Lazio esordirà in casa dell'Atalanta a Bergamo il 1 ottobre, ancora l'Inter intanto si fa vedere, la fascia destra Vampeta, poi ancora Farinos, sale Macellari, può farsi vedere anche Clare Zeedorf, eccolo qua, scambio rapido con Hakan Şükür, prova ad andare via ancora Şükür, Nesta bravissimo a colpire il pallone, poi ancora Farinos, lo spagnolo adesso a Vampeta, palla lì indietro, c'è soltanto Córdoba, ancora il colombiano per Ballotta, ancora lui, quasi 5 minuti di gioco, l'Inter in vantaggio con il gol di Robbie Keane, la Lazio prova a manovrare adesso con Mihajlovic, palla lunghissima, attenzione, c'è Claudio Lopez, duello tutto sudamericano con Córdoba, poi palla verso la corrente, Stankovic, Macellari se l'è visto arrivare alle spalle, allora subito palla in calcio d'angolo, angolo per la Lazio, iniziativa del Pioco Lopez con il destro, non è il suo piede, pallone interessante per Stankovic, con Macellari che ha fatto terminare il pallone direttamente sul fondo, subito protagonista l'ex Valencia, Claudio Lopez, dal bandierino adesso occhio Mihajlovic, a spostare anche un fotografo perché deve andare con il sinistro a rientrare dalle parti di Ballotta, palla in area, rinviato a Canciucur, direttamente in fallo laterale, la rimessa in favore della Lazio,
Veron per Pancaro. Lazio con calma prova a reagire dopo il vantaggio nerazzurro. Mihajlovic è rimasto lì in zona, pallone adesso dalle parti di Lopez, che è imprendibile sul versante di sinistra, velocissimo ancora Claudio Lopez, il cross sul secondo palo. Duella Stankovic con Macellari, si scontrano di testa i due, testa contro testa, che crea problemi chiaramente sia al giocatore ex Stella Rossa di Belgrado che al giocatore italiano. Palla che finisce sul fondo, Macellari ha colpito lui, ma i due si sono toccati, come detto, di testa. Il gioco è interrotto, sembrano esserci particolari problemi sia per l'uno che per l'altro. Intanto stessa scena di prima, Mihajlovic sta spazzando tutto quello che trova a bordo campo, perché deve prendere una rincorsa predefinita. Pallone sul primo palo, ancora di testa Kanchukur. Dunque Lazio si ripresenta dalla bandierina, ancora con sinistra Mihajlovic, grande amico di Roberto Mancini. Adesso palla che sta spiovendo in aria, ancora Kanchukur, c'è però anche il fallo di Hernan Crespo, l'ex parmense. Prova subito a farsi vedere, eccolo qua Crespo, cercato di intervenire, ha colpito però Kanchukur, c'è anche Simeone da quelle parti. E allora si riprende con la rimessa da fondo campo di Marco Ballotta. Jugovic, anzi Farinos, aiuta Domorò. E poi Cordoba, palla centrale per Zeedorf, che fa il trequartista, pallone lungo ancora Okakin, quindi a Kanchukur sul versante di sinistra, non può raggiungere il pallone. Adesso l'Inter con un pochino più di farraginosità prova a farsi vedere nuovamente le parti di Angelo Peruzzi. Adesso palla nuovamente fuori, la rimessa in favore della Lazio, se ne incarica Simeone, che poi lascia a Pippo Pancaro. Ancora Pancaro, prova a seminare Zeedorf, resiste ancora Pancaro, poi Crespo, cercato ancora l'ex cagliaritano, pallone che fugge via ancora con Kanchukur, attacco dell'Inter, Zeedorf tiene il possesso del pallone, poi Jugovic, palla morbida in profondità verso Kane, tenuto Favalli, poi ancora Simeone, lancio però fuori misura per Nedved, palla direttamente in fallo laterale e la rimessa in favore dell'Inter, se ne incarica Serena. Palla avanti, c'è Veron che interviene, poi ancora Farinos, liscia il pallone, allora ancora Nedved, pallone in fallo laterale, la rimessa in favore della Lazio da Favalli a Mihajlovic, poi Veron deve liberarsi ancora di Farinos, poi ancora Mihajlovic, altro lancio lungo, c'è sempre Lopez da quelle parti, poi attenzione ancora Nedved, palla lunga, voleva probabilmente Crespo, c'era anche Stankovic un pochino più defilato, palla facile per Marco Ballotta. Lazio che ha avuto modo di ancora una volta intervenire, tanto c'è il fuorigioco, quello di Kin, il ritiro. Tanti tornei disputati in estate, come il torneo di Amsterdam, il torneo Teresa Herrera, La Corugna con il Deportivo, poi anche pochi giorni fa il Memorial Mario Cecchigori. Ancora Lazio avanti, c'è un fallo anche abbastanza evidente su, non ho visto male, Nedved con Jugovic, chiede scusa. Dato via secco Nedved, Jugovic cercato di frenarsi ma colpito in maniera secca, Nedved fallo brutto, avrebbe meritato sicuramente l'ammonizione Rade Jugovic. E da là attenzione a Senisa Mihajlovic con il suo sinistro, mini barriera composta da Zeedorf e lo stesso Jugovic, fischia Farina, va Mihajlovic e Ballotta riesce a intervenire, specialista della lunga distanza ma anche della breve distanza Senisa Mihajlovic, ci ha provato. Marco Ballotta è intervenuto subito, capitano le fila dell'Inter,
l'ex portiere biancoceleste. Vampeta, il brasiliano, mette giù il pallone, poi lo scambia con Farinós. Domorò, Jugovic, lunga per Zeedorf, c'è Pancaro in copertura, ancora Zeedorf prova a farsi vedere, Pancaro interviene di spalla secondo noi, ma c'è il fallo secondo il direttore di gara Farina, punizione per l'Inter, ma c'è un pochino largo quello di Pancaro, secondo il direttore di gara. Zeedorf si è subito fermato. Dunque opzione da calcio piazzato per la formazione di Marcello Lippi. Eccolo qua, un tanto di immancabile Sighero. Va Macellari, frenato il suo cross da Stankovic. Ancora Macellari, Pancaro, pallone lungo adesso dalle parti di Crespo, che si impegna, ballotta come può, allontana la sfera in una zona dove c'è soltanto però Beppe Favalli. Ancora lui, poi Veron, quindi Nedved, attenzione, Pioco Lopez, salta anche Ballotta, poi palla che ballonzola all'interno dell'area piccola. Serena interviene, poi disimpegna bene Cordoba. Molto veloce Claudio Lopez, ha l'impressione a volte di essere totalmente imprendibile per la retroguardia interista, che peraltro lenta non è, soprattutto con Cordoba. Bravissimo ad agire in profondità Claudio Lopez, sicuramente ben altro attaccante rispetto a Crespo, che ha un'altra struttura fisica, ma anche rispetto agli altri attaccanti della Lazio, da Simone Inzaghi, anche lo stesso Marcelo Salas. Palla lunga ancora per Lopez, la rimessa però è per l'Inter. Cordoba, interviene lui, poi palla scagliata avanti, prova a farsi vedere ancora Vampeta, contrastato da Veron, pallone ugualmente avanti, Mihajlovic, poi ancora l'Inter ribadisce. Buon inizio da parte della formazione nerazzurra, se non altro ha rischiato tantissimo con quell'occasione sull'asse Crespo Lopez. Adesso sta cercando soprattutto di costruire gioco nella parte centrale del campo. Nel frattempo Simeone inquadrato, mentre in disimpegno non fa una gran figura, anzi tutt'altro. Allora rimessa in favore della Lazio, disappunto sul volto di Fabio Macellari, nome nuovo dell'Inter. Intanto ancora Nedved, pallone in profondità, attenzione come al solito a Lopez, rimane lì in area, c'è sempre pronto Hernan Jorge Crespo. Intanto occhio ancora al cross proprio verso Crespo, anticipato da Domorò all'ultimo, poi Vampeta, sempre Lazio, area di rigore, Nedved, ma c'è il fischio dell'arbitro Farina. Eriksson e Mancini fianco a fianco. E un po' tocco con il braccio di Nedved dopo il tocco di Vampeta. C'è il lungo rilancio di Ballotta, sponda tentata da Kansukur, la palla comunque viaggia ancora in profondità, poi ancora Kin cerca un numero di tacco, pallone che finisce fuori, la rimessa in favore dell'Inter. Lippi al suo fianco, Lele Oriali sta cercando di trovare degli sbocchi ancora ulteriori l'Inter. Adesso attenzione a questo altro disimpegno, provato a incuniarsi Jugovic, poi Macellari fermato, poi ancora Inter che mantiene il possesso del pallone con Zeedorf. Macellari avanti lui, sempre lui con il destro, pallone che finisce sul fondo, controllato Angelo Peruzzi. Buona iniziativa da parte di Macellari. Nedved si è tolto, poi ha cercato il tiro con il destro, uno spiraglio facile però. Tanto Veron cercato addirittura, secondo noi non so se il tiro in porta, ma comunque un pallone in profondità. Nel frattempo Javier Zanetti dà uno sguardo alla partita, un altro degli assenti dell'Inter in questa gara. Nesta, poi Mihajlovic, ancora Nesta, apre per Favalli, tocca il pallone Vampeta, lo spedisce fuori, rimessa
in favore della Lazio, partita che però dà l'impressione di poter esplodere da un momento all'altro, di potersi ravvivare con magari un'accelerata o con un tocco prezioso. E quando si parla di tocchi preziosi, Veron certamente uno degli uomini sotto la lente di ingrandimento. Ancora la Bruchita, Veron palla avanti, attenzione adesso ancora Lopez, prova ad avanzare ancora l'argentino, poi Veron cerca il tiro da fuori, viene fermato da Cordoba che era uscito dal quartetto di difesa, poi Farinos in qualche modo, Simeone a proseguire, Farina, il pubblico protesta, sono circa 65.000 gli spettatori, siamo all'8 di settembre, oggi è l'Olimpico di Roma, pur sempre una finale, grandissimo palcoscenico per quanto riguarda i sostenitori. Nel frattempo Seedorf, pallone largo dove c'è già Robby Keane, ancora Keane in area, Kanchukwu, salta anche Peruzzi, poi pallone nel mezzo, c'è soltanto Simeone che allontana però parzialmente, quindi avanti Keane, quindi Macellari, versante di sinistra, ancora Macellari, Pancaro interviene, pallone fuori, vediamo un po' chi l'ha rimessa, rimessa da fondo campo per la Lazio, se ne incarica Angelo Peruzzi. Sempre 1-0 per l'Inter, con il gol di Kim di fatto dopo pochissimi secondi di gioco. Simeone si è lamentato di un colpo subito da Jugovic, l'arbitro gli dà corda, tanto pallone largo da Stankovic a Pancaro, ancora Pancaro, possibilità per il cross in area, fermi sia Nedved e Claudio Lopez, e la palla scivola via fuori dalla portata degli attaccati biancocelesti. Nel frattempo sta parlando Francesco Javier Farinos con i suoi compagni di squadra, ancora dura anche per Vampeta, nuovi dell'Inter, i suoi compagni di squadra al Valencia, Farinos e Claudio Lopez. Un Valencia, quello di Cooper, che ha saputo incantare anche con opportunità importanti in ambito internazionale. Valencia che estromise la Lazio nella competizione internazionale, la Champions League, con un Lopez letteralmente devastante. Tanto avanti ancora l'Inter con Vampeta, aspettato il movimento di Serena, poi ancora in zona centrale c'è Farinos, Jugovic, ancora Farinos, costruisce l'Inter, poi ancora pallone laterale dove c'è Robby Keane, Pancaro interviene, pallone fuori, ma l'ultimo a toccare è stato attaccato irlandese Robby Keane, chissà, oltremanica dell'Inter. Attaccante sicuramente promettente irlandese, fatto subito vedere una giocata veramente d'altissima scuola per il gol del vantaggio della squadra di Lippi. La Lazio vuole reagire, vuole farlo con i suoi uomini cardine, ma con uno schieramento davvero fortissimo. Adesso ancora Stankovic che dà il pallone in profondità, ha cercato di trovare Crespo, Vampeta, Cordoba, pallone che rimane là, ancora Lazio avanti, aspetta il pallone Nedved, poi sale anche Favalli, attenzione ancora alla discesa della Lazio, Nedved, quindi il cross verso Crespo che prova a indirizzare nello specchio della porta, gli va male, non era facile trovare la coordinazione. Nel frattempo già inizia a prepararsi questo Roberto Sensini, uno degli uomini di esperienza della formazione biancoceleste. Adesso ancora Inter prova a manovrare con Macellari che poi commette fallo in maniera netta su Stankovic. Arriva il primo cartellino della partita, il cartellino giallo per Fabio Macellari che a discutere con l'arbitro Farina.
come suo fallo evidente, qui calcola male proprio anche il rimbalzo del pallone. Stankovic con molto mestiere gli ruba la sfera e poi viene trattenuto evidentemente, non c'è alcun dubbio. Il cartellino giallo sulla punizione. Ora può andare Veron. Palla in aria! Gran parata di Ballotta su Simeone. Velocissima inzuccata di Simeone. Era ben indirizzata, poi ancora Ballotta e davanti alla porta Stankovic, poi ci ha provato Panchera due volte, bloccato da Macellari. Veron da fuori, ancora Lazio sempre lì, ancora Crespo, Ballotta si trova il pallone fra le braccia. Una paratissima di Ballotta su Simeone, i due si conoscono molto bene. La solita inzuccata di Simeone sul suggerimento di Veron, rapidissimo il pallone che scorre via, la Ballotta distinto con un braccio, è riuscito a stoppare il colpo di testa del Ciolo. Poi Stankovic non è arrivato al tiro in porta, poi ci ha provato due volte Pancaro. Lazio vicinissima al gol del pari. 23esimo minuto di gioco in corso. Lazio ci sta provando, manca ancora moltissimo chiaramente in questa partita. Lazio ha saputo dimostrare di voler prendere il pareggio già nel primo tempo, nella immediatezza, anche con discreto piglio, ma del resto una squadra che ha tantissime soluzioni, da Crespo, Lopez, anche i calci piazzati, Veron e tutti gli altri. Intanto adesso ci riprova Claudio Lopez, fermato con molto affanno dalla difesa dell'Inter. Lazio può segnare in qualsiasi momento, l'Inter agisce di rimessa, adesso ci riprova sulla sinistra Macellari, gode di una certa libertà, rimane però sempre in zona Stankovic, si accentra anche Nedved, Vampeta, anche lui si è centrato, quindi Farinos, sempre Vampeta, Favalli lo va a prendere, deve frenare la sua corsa il brasiliano, quindi Serena, ancora Vampeta, all'indietro per Cordoba, poi Cirildo Moreau, Macellari, Zedorf cerca un numero su Pancaro, altro fallo di Pancaro secondo il direttore di gara Farina, e punizione per l'Inter. Ancora l'Inter che manovra con Farinos. Zedorf, certi ritmi non sono subito magari perennemente alti, visto che è terminato da poco il ritiro, ma sembra che sia una partita anche discretamente viva. Adesso ci riprova Zedorf che ha spazio, ancora Zedorf cerca il tiro in porta con il destro, probabilmente schiacciata la sua conclusione. Un destro da fuori, colpito male l'olandese. Allora va al rilancio Angelo Peruzzi. 25esimo minuto in corso, di testa Jugovic. Kançukur. Cordoba. Poi Farinos. Tocco morbido per Serena che avanza. Ancora lui, zona centrale. C'è il recupero da parte di Mihajlovic. Poi Simeone. Aiuta Veron. Stankovic. Ancora Veron, in mezzo a due, riesce a dare il pallone a Pancaro. Un pallone dalle parti adesso di Crespo che si era centrato, poi interrotto tutto Domorò, poi pallone lungo ancora, posizione regolare per Kin. Attenzione Kin, Peruzzi si salva, poi occhio a Kançukur, ancora Peruzzi. È stato un fallo anche dell'attaccante turco, calcio di punizione, Peruzzi batte subito, ha salvato tutto su Robby Kin e poi su Kançukur. Attenzione sempre sul filo del fuorigioco agli attaccanti dell'Inter. Occhio Roma che si va dalla parte opposta dove c'è Claudio Lopez. Il cross sul secondo palo verso Stankovic. Macellari ancora in calcio d'angolo. Wiken ha superato Favalli. Un'altra sterzata per superare Peruzzi. Sarò bravissimo Angelo Peruzzi a intervenire. Poi colpito da Kançukur. Ha guadagnato il calcio di punizione. Altra sortita l'irlandese Kin. Veron questa volta alla bandierina, c'è il fischio di Farina, vuole parlare con alcuni giocatori.
Vuole parlare soprattutto con Stankovic e Serena. È arrivato anche Simeone, che è sempre là. C'è anche Jugovic nel sandwich. Marcature strettissime nell'area di Ballotta. Va Veron, palla in area. Poi cerca il tiro in porta, deviazione, altro calcio d'angolo. Mihajlovic. Palla è scivolata fuori dall'area di rigore dopo il tocco di Akanshukur. Ci ha provato di prima intenzione Mihajlovic di destro e Domorò è intervenuto. Occhio intanto a Simeone ancora. In piena area Kin allontana, ma c'è ancora Mihajlovic. Nesta. Palla suggerita bene in posizione regolare secondo noi Claudio Lopez che veniva da dietro, ma era anche Nedved in zona. Fuori gioco, punizione per l'Inter. Pubblico in fibrillazione. Iniziare la stagione con un trofeo sarebbe certamente un ottimo segnale per la Lazio, che ha lo scudetto e la coccarda della Coppa Italia tricolore sulla maglietta. Potrebbe essere di buon auspicio anche per quest'annata. Una Lazio che sarà protagonista con vari double. Tutto ancora Seedorf. Ancora Seedorf, gran numero in mezzo a due. Erano Stankovic e Nesta. Poi apre per Farinos e carica al sinistro. Viene bloccato da Favalli. Poi ancora pallone laterale di Simeone per Nedved. Adesso c'è spazio per il giocatore della Repubblica Ceca. Ancora Pavel Nedved. Pallone laterale, ancora Claudio Lopez che si allarga sempre sul versante di sinistra, quindi Verona, zona centrale, adesso ancora la bruca dalle parti ancora di Claudio Lopez. Claudio Lopez era di rigore, anzi era Crespo che si era fatto vedere con alle calcagna Serena. Bravissimo Crespo a stoppare, poi però non ha più trovato il pallone. Ancora la Lazio con Nesta, comunque recupero palla. E quindi Mihajlovic, Lazio adesso sta prendendo totalmente le redini di questa partita, almeno nel possesso palla, sta cercando di trovare con continuità Crespo e Lopez. Pallone ancora imbucato proprio per Crespo, di testa Domorò. C'è Jugovic, Seedorf ancora, Pancarò, ancora Seedorf, questa volta però il fallo è proprio di Clarence Seedorf. Lazio che tre stagioni ha vinto, come detto, praticamente tre double: Coppa Italia, Supercoppa Italiana nel 98, Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea nel 99 e Scudetto e Coppa Italia chiaramente quattro mesi fa, questo anno 2000. Momento favorevolissimo per la formazione biancoceleste. Ha vinto tanto con una formazione che ha pochi punti deboli. Adesso prova a riconquistare il pallone. Metropassaggio dalle parti di Ballotta che spazza via. Pallone che a campanile dalle parti di Nedved, poi ancora l'Inter, sempre Nedved in pressione, deve cavarsela Farinos, poi ancora avanti Kin, lungo Akanshukur, arriva anche Seedorf, ancora Kin per lo stesso Seedorf, area di rigore ancora verso Kin, ancora Mihajlovic che risolve tutto. Azione pericolosissima dell'Inter che riparte con buona efficacia, è sempre pericolosa la formazione di Lippi. Adesso però ci sono degli ampi spazi, la Lazio può beneficiarne. Verona per Favalli, si accentra Nedved, poi Lopez, Veron, ancora lui, uno sguardo alla situazione, trova Stankovic, ancora Stankovic, il cross sul secondo palo, non c'è deviazione, pallone direttamente sul fondo, qui sull'uscita di Nesta, Kin per Seedorf, e Damianovic in mezzo a due, colpisce lui il pallone. Non colpisce né Kin né Akanshukur, proprio per il senso della posizione di Senisa Mihajlovic. Ancora l'Inter nel frattempo con Jugovic, prova a andare lungo, ancora Jugovic, sempre Kin, di prima ancora per Jugovic, torna sui suoi passi, poi palla all'indietro ma c'è Pancarò. 30 e 31 sul cronometro. Ancora l'Inter che adesso esce nuovamente fuori dal guscio con Farinos. Largo c'è Serena. Lo stop, poi anche il cross in piena area di testa Mihajlovic.
è andato a rinviare, poi controllo sbagliato di Vampeta, subentra ancora Farinós, quindi Córdoba, Jugovic, pallone ancora una volta scagliato in profondità, Pancaro poi, quindi Stankovic, ma via mezzo a due Stankovic con potenza, ancora Stankovic, quindi Nedved, attenzione ancora Lopez largo, ancora Nedved, carica il destro, poi palla verso Crespo, posizione però di offside davanti a Ballotta, offside di Hernán Crespo, lo sguardo di Lippi preoccupato perché la Lazio quando attacca fa paura, Nesta e poi Pancaro, adesso Lazio sembra aver preso le giuste contromisure soprattutto da Kanchukur, mentre Kin col fatto che parte da dietro con Zeidorf adesso in linea sembra un po' più difficile da dover andare a prendere, più agile rispetto al turco. Tanto Pancaro scende, lui si accentra, ancora Pancaro, quindi Simeone, palla imbucata, occhio ancora a Crespo, prova ad andare via Domorò, poi ancora Lazio, pallone in profondità, pallone che però finisce sul fondo lì saputo di Simone Inzaghi. Qui era Serena che si era perso completamente la linea offensiva nerazzurra, forse a pochissimi centimetri era avanti Crespo, sembrava essere più netto il fuorigioco, invece c'era Serena in alto che si era un po' attardato. Zeidorf, poi ancora Mihajlovic, pallone morbido, quindi prova ad andare lungo ancora in profondità, c'è Favalli, il cross, attenzione Claudio Lopez col sinistro, Claudio Lopez il piocco, proprio lui, 1-1, la ripresa la Lazio con l'argentino, subito gol ufficiale per Claudio Javier Lopez, una gemma con il sinistro alle spalle di Ballotta, e il popolo biancoceleste si salta subito per il primo gol in maglia biancoceleste ufficiale del giocatore argentino ex Valencia. Si era centrato Nedved, Favalli, deviazione e lestissimo Lopez a stoppare in una frazione di secondo, a calciare verso la porta di Ballotta. Qui Córdoba, che è molto veloce, completamente sorpreso dalla scelta di tempo di Claudio Lopez, ed è 1-1. Palla sul secondo palo, imprendibile per Ballotta. Claudio Lopez, imprendibile, uno dei migliori in campo in questa partita fino a questo momento, giocatore agilissimo, ma al 33esimo è 1-1, punteggio di nuovo in parità, partita che va a fiammate, non potrebbe essere altrimenti, da una parte soprattutto Claudio Lopez, dall'altra soprattutto Robby Keane, occhio però agli uomini di qualità, come detto Zeidorf da una parte, Veron dall'altra, ma c'è anche Hernán Crespo. Fatto ancora anticipo secco di Nesta, quindi Veron vuole subito andare a prendere Crespo che era sul versante di sinistra, sul cross di Favalli, deviazione di Serena e Lopez col sinistro la mette dove non può arrivare Ballotta. Lazio al biceleste, adesso ancora Nesta per Pancaro, Simeone, lancio perfetto, ancora Crespo per Nedved, poi subentra l'Inter con Zeidorf, Vampeta, buona eleganza del brasiliano, poi ancora Zeidorf, può andare via, viene fermato però fallosamente da Simeone, punizione per l'Inter all'altezza della metà campo. Ma Simeone commette il fallo sul numero 10 dell'Inter. Ancora Zeidorf, quindi Vampeta, pallone lungo verso Kanchukur, ancora è letteralmente famelico, recupera palla ancora una volta Alessandro Nesta, recupera, che una bellezza, il capitano della Lazio, poi Favalli, ancora lancio morbido verso Lopez, attenzione perché l'Inter si era mossa ancora una volta al limite con la linea difensiva centrale con Domorò e con Córdoba, poi spazza via alle parti ancora di Kanchukur, ma c'è il perenne anticipo anche di Mihajlovic, sempre Mihajlovic da quelle parti, disorienta a Kanchukur e riparte da Peruzzi, un po' di stretching nel frattempo a Tilio Lombardo, Pancaro
Peruzzi. Un rinforzo per la porta in quest'estate, con Marchegiani che gli farà da secondo. Mihajlovic. Nesta. Apre ancora dalle parti di Favalli. Veron. Poi ancora si lotta nella metà campo biancoceleste. Ancora la meglio Juan Sebastian Veron. Cercato lo stop Lopez, viene bloccato, ma c'è ancora Lazio con lo stesso Veron. Solita apertura dalle parti di Stankovic, che controlla, vuole pallone lungo Crespo, eccolo qua, ancora Crespo, c'è velocissimo anche Pancaro, il cross di Crespo in area di rigore, viene bloccato da Jugovic il pallone, poi ancora Macellari, Farinos, ancora pallone lungo verso Kinn, ma questa volta è intervenuto ancora una volta Simeone. Lazio adesso in controllo. Veron, pallone morbido ancora per Pancaro, quindi Simeone che è rimasto avanti. Il cross sul secondo palo, attenzione, poi ancora Farinos e Vampeta che prova ad andare via Stankovic, che si trova adesso sul versante di sinistra. Ancora Vampeta, resiste, e poi lo scarico su Akanshukur. Ancora Vampeta, sempre Akanshukur, supera Simeone, ancora Akanshukur. Macellari, sempre sull'out mancino. Kinn, su di lui Nesta che l'ha preso in consegna. Ancora Kinn, la palla è uscita, rimessa laterale per la Lazio. Kinn si era tardato per vedere il movimento di Macellari, e nel frattempo ha perso il contatto visivo con il pallone. La palla che è finita direttamente fuori dal rettangolo di gioco. Ancora l'Inter adesso con Serena, si è preso l'out di destra Zedorf. C'è il cross sul secondo palo, occhio a Pancaro, non vede più il pallone, ci pensa Simeone e poi mette giù il pallone Stankovic. Ancora il giocatore della Lazio, poi c'è il pallone per Crespo che si sbarazza di Cordova, poi Claudio Lopez, il sinistro, ancora il Piocco, nel giro di pochissimi minuti fa 1-2, situazione ribaltata all'Olimpico. Prende l'abbraccio da parte del popolo biancoceleste e dei suoi compagni di squadra, Claudio Lopez, che inizio in maglia Lazio in maniera ufficiale. Due gol, ma è devastante quando vede la porta e ha il campo aperto. Claudio Lopez, un giocatore straordinario, ha stoppato il pallone Crespo, ha fatto il lavoro per il tiro in porta di Lopez. Fuori posizione Cordoba, ha provato a scalare Cyril Domoreau, non la tiene Ballotta, ma certamente Lopez da quelle parti è letale. Con il sinistro, pallone ancora una volta sul secondo palo, sempre nel vivo dell'azione Claudio Lopez. Qui si fa sfuggire il pallone Ballotta, ma certamente il gol è meritato. Una grandissima azione biancoceleste in contropiede, Stankovic per Crespo, da Crespo a Piocco Lopez. E intanto il popolo biancoceleste si scatena ricordando lo scudetto vinto lo scorso maggio. Nesta nel frattempo con la specialità della casa, la scivolata a mettere il pallone direttamente in fallo laterale. Occhio intanto a Macellari, palla dentro l'area, ma c'è da solo Favalli che ha il tempo di stoppare il pallone con calma olimpica, di andarlo a servire a Nedved. Siamo a fine primo tempo, siamo al 40° minuto di gioco. In Lazio è sul 2-1, ha ribaltato il gol iniziale di Kinn con Claudio Lopez, doppietta per lui. Tanto con l'Inter, con Vampeta, l'Inter adesso deve reagire, la Lazio potrebbe sfruttare il contropiede, sarebbe una buona idea, gli spazi larghi si verranno a creare e con i suoi velocisti può veramente fare malissimo la retroguardia nerazzurra. Adesso Farinos va a salire sulla destra Serena, cross in area verso Akanshukur, spostato con molto mestiere da Pancaro. Sarà molto bravo Pippo Pancaro a non far prendere posizione l'attaccante turco, poi Stankovic, quindi Simeone.
Favalli. Controlla lui. Mihailovic ancora per Favalli. Crespo di tacco per Favalli. Attenzione adesso a Nedved. Palla avanti. Si era però accorto il ritardo dell'arrivo del pallone. Claudio Lopez. Poi Zedorf danza sul pallone. Di lui c'era Simeone. Ancora Zedorf. Quindi a Kanchukur. Sempre Nesta. Molto aggressivo in marcatura. Poi ancora Kanchukur. Deve togliersi Farina perché il turco sta andando dalla sua parte. Poi ancora Farinos. C'è lo scatto di Macellari. Prova a proporsi lui. C'è Nesta però ancora una volta in anticipo. E riesce a servire con grandissima, veramente sostanza. Compagni di squadra che palleggiano. Simeone. Stavolta il pallone rimane a metà strada. Allora può salire Vampeta. Ancora lui, ancora Vampeta, poi pallone in profondità, c'è Kin e Veron riesce con anche qui caparbietà a trovare il pallone, palla uscita, calcio d'angolo per l'Inter, qui Crespo è rapidissimo a togliere il pallone dalla portata di Córdoba e poi la lascia a Claudio Lopez che fa centro per la seconda volta in partita. Crespo e Lopez si intendono già a meraviglia. Intanto c'è il calcio di punizione per l'Inter, va Jugovic, una sorta di calcio d'angolo corto. Occhio a Zedorf che carica il destro, ancora Zedorf e palla sul fondo. Un brivido per Peruzzi e per tutta la difesa biancoceleste. La palla è terminata fuori. Uno stop dell'olandese e poi palla fuori. Con deviazione, abbiamo visto anche da replay, un calcio d'angolo già effettuato dallo stesso Zedorf, poi Macellari, Peruzzi, forse ha toccato, forse no. Favalli manda a quel paese l'arbitro Farina, che Stankovic non è molto d'accordo, palla che sarà deviata da Peruzzi secondo il direttore di gara, allora ancora un tiro della bandierina per l'Inter, è salito anche Domoro, c'è anche Córdoba, seguito da Mihailovic, palla bassa, poi il tiro da fuori tentato e trovato da Farinos, colpito però malissimo, nessun problema per Angelo Peruzzi. Provato di prima intenzione il giocatore dell'Inter. Gli sgoccioli di questo primo tempo. Macellari. Poi ancora centrale il tocco verso Zedorf. Poi ha sbagliato Jugovic. È arrivato ancora una volta Claudio Lopez che lascia lì il pallone. Manca un minuto esatto da adesso al compimento del 45esimo, poi ci sarà soltanto recupero se ci sarà. Tanto Nesta ancora a battagliare con Robby Keane. Peruzzi spazza via. Jugovic lascia lì il pallone. Nedved ribadisce. Domorone, cerchio di centrocampo ancora una volta a impostare per l'Inter, poi ancora Nesta, ma il gioco è fermo. Kin protesta con il direttore di gara. Toccato. Sta spingendo Nesta. La si può riprendere con la punizione in favore della Lazio. Tanto coro per Nedved da parte del tifo biancoceleste. Il rilancio di Angelo Peruzzi. Simeone. Veron. Zedorf. Un minuto di recupero. Jugovic. Poi Farinos. Pallone laterale dove c'è Zedorf. Serena ancora per Zedorf. Prova a puntare Mihailovic, si è spostato sulla sinistra, ancora Zedorf, prosegue lui. Pallone vicino al limite della rigore, ancora Zedorf, posizione regolare, ancora Zedorf. Bravissimo, ancora Mihailovic a intervenire. Nedved, pallone lungo ancora, attenzione allo scatto.
di Lopez, questa volta Córdoba la meglio e l'Inter ha rischiato ancora. Lazio cerca il gol numero 3 in questa partita. Il tempo sta per scadere. Inter si porta avanti con Seedorf, ma arriva il fischio di Farina. Dunque 2-1 a fine primo tempo fra Lazio ed Inter per la Supercoppa italiana del 2000. Lazio-Inter 2-1, gol iniziale di Robbie Keane dopo pochi secondi di partita e poi la doppietta dell'inquadrato Claudio Lopez, protagonista pressoché assoluto di questa prima frazione di gioco. E allora ci fermiamo per qualche istante e poi ingresso in campo delle formazioni chiaramente per la ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma. Bentornati allo Stadio Olimpico di Roma per il secondo tempo di Lazio-Inter, finale di Supercoppa italiana del 2000. Lazio in vantaggio per 2-1 con i gol di Claudio Lopez. Il vantaggio iniziale dell'Inter firmato Robbie Keane è stato totalmente annullato, allora deve inseguire la formazione di Marcello Lippi in quadrato, quella di Eriksson invece è avanti, ma dobbiamo attendere i secondi 45 minuti di gioco per capire chi avrà ragione in questa sfida. Tutto invariato per quanto riguarda le formazioni. Allora Lazio in campo con Peruzzi, Pancaro, Nesta Mihailovic, Favalli. Fatto via partiti per questa ripresa. Centrocampo con Stankovic, Simeone, Verona e Nedved, davanti Crespo e Claudio Lopez. L'Inter invece con Ballotta, Serena, Córdoba, Domorò e Macellari, Vampeta, Farinos, Jugovic, Seedorf, Akanshukur e Robbie Keane. Sullo schieramento dato ok per la ripresa l'arbitro Farina che dirige questa sfida. Tanto c'è un nuovo cross dalle parti di Simeone, attenzione! Ho visto andare a terra sul contrasto con Vampeta, Nedved e c'è il calcio di rigore per la Lazio. A terra Pavel Nedved e allora punizione
estrema per l'Inter il calcio di rigore. Subito in apertura di ripresa qui Vampeta, che stava proteggendo la diagonale di Serena, va dritto sull'uomo, su Nedved, qui pochi dubbi, era avanti Nedved, rigore sacrosanto, finito a terra Nedved, c'è calcio di rigore. La Lazio ha l'opportunità di poter andare sul 3-1, sarebbe una seria ipoteca per questa partita, chiaramente. Intanto c'è Mihajlovic al dischetto, va Mihajlovic, 3-1, sinistra Mihajlovic, infallibile dal dischetto. Gli 11 metri, Lazio fa tris. Botta in testa a Senisa Mihajlovic, è andato troppo per il sottile. Botta centrale, Ballotta era andato da una parte, ha battezzato l'angolo. Mihajlovic, botta centrale sotto la traversa. E là se ti muovi, difficile che tu possa tornare a prendere la conclusione di rara potenza. 3-1, adesso l'Inter deve segnare due gol per poter andare quantomeno in una situazione di parità. Jugovic pettina il pallone, poi Shukur viene fermato, allora Veron ancora, palla lunga ancora, grandissima giocata di Veron con Crespo che deve fermare, posizione di offside, attaccante argentino. Ma che lancio Veron! Ancora Veron bloccato, commette fallo, poi ancora Inter con Zeedorf, adesso svaria tanto sulla linea di tre quarti. Serena, Vampeta, ancora Veron che prende il pallone su Zeedorf, quindi Stankovic, Claudio Lopez, velocissima ancora Claudio Lopez, di lui Domorò, ancora lui, poi Crespo e palla alta, stavolta versione assist man Claudio Lopez per Crespo, che ha cercato il tiro di potenza, era staccato Cordoba, quel metro di distanza fa sì che Cron, la palla finisce direttamente in fallo laterale, con le mani va Michele Serena. Vampeta, Domorò, intanto è pronto un cambio nella Lazio, vedo bordo campo dietro al team manager Bianco Celeste Maurizio Manzini, Nesto Roberto Sensini per evidentemente serrare un pochino i ranghi sulla linea mediana del campo, serve pure più di completezza, diciamo così, atletica. Intanto c'è il fallo subito da Zeedorf, la punizione per l'Inter, vediamo un po' al posto di chi entra Sensini, dovrebbe uscire Nedved, è così perché numero 18 è il suo, Nedved che si è reso protagonista dell'occasione del calcio di rigore poi realizzato da Mihajlovic, mi sembra che non stia perfettamente Nedved al suo posto dentro Sensini, vediamo un po' come scalerà, infatti non ci sono proprio esterni di ruolo nel centrocampo della Lazio in questo momento, anche Stankovic che gioca a destra è un giocatore che può fare benissimo anche il centrale. Tanto mi sembra che si sia spostato più sul versante di sinistra Veron per dare meno punti di riferimento magari. Vediamo, fatto ancora il lancio lungo di Veron e ancora per Crespo, Ballotta da libero interviene, poi allontana nella metà campo della Lazio. Pancaro, Sensini si è piazzato praticamente davanti alla difesa, eccolo qua ancora Sensini con Pancaro, ancora Pancaro, poi altra palla lunga verso Lopez, Simeone mi sembra, ecco, adesso che si sia maggiormente spostato sul versante di sinistra. Tanto attenzione ancora all'Inter con Kanchukur, quindi pallone centrale Farinós, tiro dalla lunga distanza, ci ha provato Farinós, palla però distante la porta biancoceleste, qui Crespo, ma Ballotta che in bello stile esce di petto, interrompe l'azione biancoceleste, si scaldano i tanti giocatori dell'Inter, sono rimasti in panchina, pensa anche lì per il primo cambio di questa gara Coe, poi c'è anche il giovane Fissore. Veron,
Avanza lui. Scambio rapido ancora. Veron, area di rigore. Palla sull'esterno della rete. Una Balotta che ha controllato la traiettoria del giocatore argentino. Si stanno un pochino alternando Veron e Simeone sul versante di sinistra. Sensini in mezzo, Stankovic rimane a destra. Adesso ancora fa girare il pallone l'Inter con Jugovic, poi Macellari, Akanshukur, Zedorf, Farinos alza la testa, vede Serena largo sul versante di riferimento, pallone però troppo, questo caso è lungo per Kin, poi ancora Vampeta, ricomincia a far gioco l'Inter che cerca di manovrare sulla tre quarti offensiva. Serena, poi subentra ancora Jugovic che è rimasto da quelle parti, Mihailovic, ancora Crespo, contende il pallone a Farinos, trova però Serena, voleva presumibilmente Veron. Ancora Vampeta, sta provando a far salire il ritmo di questa gara l'Inter. Kane, poi Farinos, Zedorf, ancora Zedorf, quindi Vampeta, cercato il passaggio di ritorno per Zedorf, ha trovato però Sensini, eccolo qua Veron, un pochino più avanzato, palla lunga ancora per Crespo che può rincorrerla, ma è troppo lunga per l'ex giocatore del River Plate. Farinos, Domoro, Vampeta, si fanno sentire intanto i tifosi della Lazio. Domoro, Jugovic, fermato da un grande intervento da parte di Dejan Stankovic che però non si intende con Veron, e allora Zedorf può recuperare il pallone. Ancora scambio rapido, Kin, Zedorf, ancora Kin, Vampeta, Farinos, largo c'è già pronto Macellari, ancora lo spagnolo, quindi Vampeta alza la testa ancora con Veron alle calcagna, ancora Vampeta di testa Mihailovic, poi subentra Favalli, ancora Mihailovic, pallone buono per Crespo che viene messo a terra da Cordoba, accetta le scuse del colombiano il giocatore argentino, quindi punizione per la Lazio che può addormentare un po' il gioco, poi Veron batte subito di prima, lancio perfetto per Stankovic, dentro adesso Lopez, ma era avanti rispetto alla posizione di Domoro. Lazio che ci ha preso gusto, vuole andare proprio infilata nella metà campo dell'Inter che adesso deve essere per forza di cose un pochino più scoperta rispetto all'inizio partita, visto che sono sotto di due gol. Zedorf stoppa il pallone ma a beneficio di Favalli, poi palla centrale, Farinossi interviene ma la Lazio rimane là ancora con la pressione alta. Veron contende il pallone ancora a Farinos, ancora Veron in marcatura, che Crespo operare il pressing con i suoi compagni di squadra, da Zedorf a Cordoba. Farinos con il destro a servire Macellari avanti lui, poi Kane ancora a Kanchukur, sempre Kane per Macellari, ha interrotto tutto Pancaro che ha preso anche una botta, occhio perché fra poco ci sarà il primo cambio in favore dell'Inter. Ancora Lazio, un colpo preso da Domoro. Kin a turno, nel frattempo eccolo qua il cambio, allora sta uscendo Jugovic che nella ripresa effettivamente era un pochino calato, saluta anche Favalli, suo ex compagno di squadra, fuori Jugovic, dentro argentino Sixto Peralta, ex Huracán e Racing Club di Avellaneda, classe 79, molto giovane, poi un centrocampista con propensione offensiva. Vediamo un po' come si piazzerà l'Inter, adesso gioca con Peralta e Zedorf insieme, vedremo un po' come si posizionerà l'Inter di Lippi.
E Peralta dovrebbe prendere proprio il posto di Jugovic come interno. Soluzione magari un po' più di qualità. Ancora fatto pallone lungo dalle parti di Ballotta. Nel frattempo uno sguardo alla situazione di Cristian Vieri, che un altro dei giocatori dell'Inter che possono giocare questa partita da ex. Cristian Vieri mette una coppa delle coppe con la Lazio. Tanto ancora l'intervento da parte di Pancaro fa terminare il pallone fuori, la rimessa in favore dell'Inter. Ancora un duello, stoppa il pallone Simeone, ma c'è un fallo, eccolo qua, Laurent Blanc. Fastidioso mal di schiena per lui, ha tenuto fuori in questa partita. È andato a Roma con la squadra, poi nella rifinitura ha accusato questo problema lombare che sembrava poter essere di poco conto, invece l'ha tenuto fuori. Inter un pochino rabberciata con tanti giovani in panchina. Intanto Peruzzi dispone la barriera. Da là Farinós, occhio anche a Seedorf. Va Farinós e la palla finisce dentro. L'Inter ha accorciato le distanze con Farinós. Peruzzi sorpreso dalla deviazione della barriera, in maniera evidente, è sembrato anche abbastanza palese il fatto che il portiere della Lazio fosse andato dalla parte opposta. Vediamo un po' chi l'ha presa. Deviazione di Sensini con la spalla probabilmente, e Peruzzi non ha più trovato il pallone. Sembrava essere sulla traiettoria del pallone Peruzzi, ma la deviazione di Sensini ha completamente sparigliato le carte. Vampeta, Akanshukur viene bloccato, poi ancora la di Sensini. Macellari, pallone ancora in profondità, c'è Seedorf, il controllo con il destro, c'è però l'intervento di Favalli. Eh sì, direzione chiarissima da parte di Sensini che ha completamente spiazzato Peruzzi. Molto sfortunato il portiere di Blera. Seedorf, poi ancora Serena, ancora Domoro, Veron. Quindi ancora Lazio con Claudio Lopez, Simeone, Veron. Apre per Stankovic, il cross in aria, Ballotta intervenuto, poi ancora Lazio con Veron. Adesso un gol sotto l'Inter, Lazio ha ripreso ad attaccare. Lazio avanti 3-2, ancora il cross, voleva raggiungere Sensini in piena area nerazzurra, poi attenzione ancora al colpo di testa, ancora Cordova allontanare, poi ancora Lazio con Claudio Lopez, area di rigore, ancora il Pioco, il cross verso Crespo, Ballotta ha intuito tutto. Rivediamo ancora una volta la deviazione di Sensini sul calcio di punizione di Farinós e palla che carambola dentro la porta di Peruzzi. Seedorf, adesso un po' più di spazio anche per l'Inter, però il cross, palla sul secondo palo, Akanshukur, Kin viene anticipato da Peruzzi. Inter pericolosissima addirittura per il clamoroso 3-3 al ventesimo, altra chance per la formazione nerazzurra, e i Meneghini sono tornati a rendersi pericolosi. Adesso meno corsa visto che non c'è Jugovic, ma fanno girare magari anche meglio il pallone con Peralta. Adesso attenzione ancora all'Inter che ha gioco facile a centrocampo. Eccolo qua Peralta, poi subentra Akanshukur. Macellare anticipato da Pancaro, può ripartire Stankovic. Questa è una buona azione per il break biancoceleste. Ancora Stankovic, fa via a due giocatori, poi pallone in profondità verso Crespo, posizione regolare. Ancora pallone per Stankovic, quindi Claudio Lopez va all'argentino. Ancora Lopez, Stankovic,
Fa tutto il Pioco. Ancora Lopez, area di rigore, il sinistro liftato, poi Cordoba, palla che rimane là, poi Veyron subentra, pallone però che rimane a metà strada, quindi ancora l'Inter con Peralta. Prova a farsi vedere Seedorf, attenzione a calcio curva là davanti. Palla proprio per l'attaccante turco, Nesta però ha letto perfettamente la traiettoria del pallone. E riesce a porgerlo alle porte di Pancaro, quindi Veyron. Ancora Lazio. Veyron. Stankovic. C'è Simeone che vorrebbe il pallone. E poi c'è la deviazione da parte di Farinossin. Forse presumibile calcio d'angolo, forse ultimo tocco invece di Stankovic, ma comunque vediamo un po'. Ah no, ho sbagliato proprio Stankovic. No, abbiamo visto proprio completamente un'altra cosa. Stankovic chiede anche scusa. Colpito malissimo il pallone. C'era Simeone che stava chiamando a gran voce la palla perché era completamente da solo. Versione eremita nell'area dell'Inter. Tanto prosegue il movimento a bordo campo. Fiato forse un pochino corto per qualche giocatore. Tanto subentra ancora l'Inter, ma è in posizione di fuorigioco. Akanshukur è stato pescato in offside. È rammaricato il giocatore ex Galatasaray. Nel frattempo abbiamo visto come Mihailovic e Pancaro soprattutto abbiano tenuto la linea. Tanto ancora Sinisa Mihailovic, Favalli, palla nel mezzo verso Crespo, poi subentra, o meglio tenta di subentrare Veyron, tutto regolare per l'arbitro, a terra Veyron, Peralta per Seedorf, palla però scagliata in maniera insufficiente come precisione. Allora attenzione adesso al Claudio Lopez, al Pioco, ancora lui verso Crespo. Sarebbe stato un gol indimenticabile. Palla sul fondo. Cercato il tiro al volo. Sull'assist del Pioco, Hernan Crespo. Serena non sarebbe mai arrivato su quel pallone. C'era soltanto Ballotta davanti a Crespo. Poteva anche forse stoppare il pallone. Ha cercato il tiro invece di potenza e di precisione. Gol perfetto. Intanto Eriksson ha chiamato Gottardi. Evidentemente urgenza di poterlo spedire sul versante di destra. Ugolino Gottardi, l'uomo che nella finale di Coppa Italia del 98 ha cambiato le sorti della partita con un gol e con un sacco di situazioni che hanno permesso alla Lazio di battere per 3-1 il Milan, ma diffuso tanto quella partita. Un giocatore vero straordinario quando entra in campo. I gol nel derby, ma anche davvero aspetto prezioso di poter ricoprire più ruoli sulla fascia. Tanto prosegue ancora l'Inter. Nesta, messo il pallone fuori, la rimessa è per l'Inter, ma c'è il cambio. Vediamo un po' chi esce. Esce Pancaro. Secondo cambio quindi per la Lazio. Fuori Giuseppe Pancaro e dentro Guerino Gottardi, se possibile è una mossa addirittura più offensiva. Gottardi porta anche il centrocampista, ma insomma farà il terzino puro questa gara. Peralta, fermato lui, ora Mihailovic. Poi bloccato Crespo. Palla che finisce in fallo laterale. Seedorf contende il pallone a Simeone. Ha ragione il Ciolo. Poi palla lunga. Può distendersi la corsa Stankovic. Va al cross. Ben effettuato. Crespo anticipato all'ultimo da Cordoba. Sta quasi per stoppare il pallone. C'è trepidazione a bordo campo. Adesso attenzione ancora alla Lazio che manovra. Adesso sulla sinistra c'è Veyron. Sale anche Favalli. Va Veyron, disorienta Peralta. Ancora Veyron. Palla in area di testa. Ha già
Arrivato Crespo, stava coordinando. Poi ancora Favalli, viene bloccato irregolarmente. E allora calcio di punizione, commesso fallo per Alta. Sensini a dare indicazioni, è chiaro che da là può andare Veron con il destro, posizione molto defilata, difficile che vada direttamente in porta, se tutto è possibile, occhio agli uomini in area. Invece va in porta Veron con il destro sopra la traversa, ci ha provato anche da là l'ex Sampdoria e Parma. Adesso ancora l'Inter va avanti con Serena. Proprio Veron scala da quella parte, poi palla lunga, non si muovono né Kin né Seedorf. L'irlandese Kin che aveva effettuato su me un primo tempo davvero clamoroso, dopo il vantaggio doppio della Lazio si è un pochino spinto, si è trovato più a mal partito nelle parti della difesa biancoceleste, gli hanno preso un po' le misure. Paradossalmente in questa ripresa si è visto di più a Kansugur. Serena. Aspetta il pallone Seedorf. Poi ancora Vampeta. Poi Peralta per Macellari. Farinos. Ha rimesso in piedi la partita con il suo gol su punizione deviata da Sensini. Inter ci riprova ancora avanti per Alta. Ancora l'argentino, pallone in profondità. Kin, sempre seguito da Nesta. Poi Seedorf. Vampeta. Quindi cerca il tiro in porta da fuori. Farinos, stavolta col sinistro, gli va male. Eccolo qua Alex Valenciano. L'Inter probabilmente ha poche alternative per una zona offensiva in questa partita, colpisce le tante assenze. È difficile togliere in questo momento altri giocatori per avvivare un po' la situazione. Nel frattempo ancora l'Inter che manovra con Vampeta. Va via con classe, ancora Vampeta, sempre lui, bloccato da Veron che commette fallo, un guizzo del brasiliano. Ecco, questa è la punizione. Favalli è intervenuto su di lui. E da là Farinosa e Seedorf sono ancora sul punto di battuta. C'è anche Macellari che è un mancino. Dispone la barriera a Peruzzi sperando che la conseguenza non sia quella la punizione di Farinos. Fischia Farina. È uno schema, potrebbe andare al tiro Macellari, occhio anche al cross di Seedorf però. Invece va proprio Macellari che fa poi scivolare il pallone verso Vampeta. Un pochino fortunata l'Inter in questa circostanza. Macellari si è trovato improvvisamente la strada sbarrata. Poi la palla è arrivata ugualmente a Vampeta, ma è stato chiuso il giocatore brasiliano. Adesso c'è ancora Lazio con Veron, recupero palla, tutto regolare. Ancora Veron, scambia con Crespo, cercato Lopez, ancora Veron. Poi palla imbucata per Stankovic, pallonetto! 4-2, un gol straordinario, strepitoso della Lazio. Un'altra pensata da grandissimo giocatore qual è? Ovvero quel giocatore che risponde al nome di Juan Sebastian Veron. E Dejan Stankovic va a mettere nella porta di Ballotta il numero 4 come gol realizzato in questa partita dalla formazione di Eriksson. Qui Ballotta rimane a metà strada, Stankovic lo vede e lo supera con un pallonetto ben indirizzato che fa un po' il paio con quello del primo tempo di Robbie Keane dalla parte opposta, o meglio da quella parte ma con una maglia differente. Grandissimo gol di Stankovic.
Giocatore che sta maturando parecchio. Qui Verón è intelligente. Prima non dare il pallone a Crespo, poi non dare il pallone a Claudio Lopez, entrambi in fuorigioco. Vede da dietro l'arrivo di Stankovic a rimorchio. Bravissimo Stankovic a mettere davvero, in questo caso con la dolcezza giusta, il pallone nella porta di Ballotta. 4-2 e il pubblico di Fede Biancoceleste adesso si esalta. Ecco, quarto d'ora al termine della partita. Occhio però ancora la reazione dell'Inter. Vampeta, Zeedorf, su di lui Favalli, ancora Zeedorf, cerca il numero, ancora lui, sempre l'olandese, poi Vampeta, il cross in aria e palla incredibilmente dentro. Sembrava un cross quello di Vampeta, invece è diventato un tiro. Incredibile partita all'Olimpico, 4-3. Ha segnato Vampeta, non ha toccato nessuno. Adesso verificheremo dal replay. Eccolo qua, esterno destro di Vampeta. Non tocca sicuramente a Kansukur. Forse Gottardi poteva intervenire. Vediamo un po'. Esterno destro, c'era Peruzzi sulla traiettoria. Gottardi poteva intervenire, lascia il pallone. E probabilmente quel movimento con le braccia di Gottardi ha messo probabilmente fuori tempo anche Peruzzi. 4-3. Partita nuovamente riaperta. Farinos, poi Peralta, Inter Maidoma. In questa gara la Lazio sembrava aver messo la parola fine a questo incontro, a un quarto d'ora alla fine, ancora con un più 2 firmato da Jan Stankovic. Tanto attenzione ancora all'Inter davanti, ancora con Robby Keane, posizione regolare, si prosegue, poi Zeedorf, pallone imbucato ma non c'era più Keane a quella parte. Adesso la Lazio deve gestire qui sul tentativo di cross di Vampeta di esterno. Gottardi e Peruzzi si guardano, ma alla fine la palla finisce dentro. Ancora Lazio. Crespo è da solo da quella parte, su di lui Domoro, ancora Crespo. Poi Stankovic questa volta prova ad autolanciarsi praticamente nell'area di Ballotta. Palla che finisce sul fondo, fuma l'Oriali, non è il solo. Tribuna parecchia tensione, il presidente della Lazio Gragnotti al suo fianco, Marcelo Salas, che immagino si sta divertendo ma non troppo, poteva essere in campo invece deve andare in tribuna per la regola dei 3 extracomunitari disponibili. Ci saranno però tantissime partite nell'ambito di questa stagione, ci sarà spazio un po' per tutti, bisogna un pochino sacrificarsi per la causa. Zeedorf, poi pallone per Serena che può andare al cross, arriva adesso bloccato però da un generosissimo Claudio Lopez. Pallone in calcio d'angolo, troppa fretta. Tanto passa il tempo, adesso l'arbitro Farina sta parlando con Claudio Lopez. 34esimo in corso, 4-3, tentativo della bandierina per l'Inter, di testa ci ha provato Domoro, poi Gottardi in qualche modo questa volta non bada al sodo, ancora pallone direttamente scagliato lontano, quindi Cordoba, Farinos con il destro apre verso Zeedorf, ancora di testa lui, quindi Stankovic per Simeone, viene bloccato, poi ancora intervenuto Serena, quindi Zeedorf con le forze residue. L'Inter prova a rigettarsi ancora una volta davanti con Akanshukur, la sponda, Robby Keane bloccato, poi ancora Zeedorf e poi Farinos per Vampeta, ancora il brasiliano che si sta prendendo tutta la partita, poi Zeedorf cerca il tiro in porta, ancora Favalli bravissimo a recuperare, poi forse anche un fallo, fa proseguire il direttore di gara, poi ancora Vampeta che può andare al cross in piena area, Peruzzi, attenzione, una carambola clamorosa, Keane, Peruzzi ritrova il pallone, c'è un uomo della Lazio a terra, è sembrato onesta, c'è un po' di ansia, sì, Nesta è finito a terra. Davvero palpabilissime le emozioni, ma
si prosegue con questa partita che veramente non vuole assolutamente decretare la parola fine. Un incontro veramente molto molto acceso, con tante emozioni da una parte e dall'altra, tanti capovolgimenti di fronte come in questa circostanza. Claudio Lopez per Crespo, Domorò si salva in calcio d'angolo, Crespo non la prende bene, manca lui nel tabellino dei marcatori. Nel frattempo protestava perché c'era ovviamente anche una posizione di offside. Nel frattempo va fuori Stankovic, che poco fa ha segnato un gol bellissimo, e dentro Attilio Lombardo, un po' più di esperienza in questo finale di partita. Ultimo cambio per la Lazio, è pronto però anche un cambio nell'Inter, vediamo. Vicino a Lippi c'è, se non ho visto male, una punta, un attaccante, Corrado Colombo. Ora Inter con Seedorf. Adesso ancora Lazio, pallone morbido del Pioco per Crespo. I due sono molto lontani, ma li vuole così Eriksson. Adesso Kim raggiunge il pallone, rimessa facile per Gottardi. Eccolo qua, Colombo. È una punta, maglia numero 27. Classe 79, anche lui molto giovane, di Vimercate. È una punta di peso, quindi potrebbe uscire a calcio sicuro, forse magari tenta tutto per tutto Lippi alla ricerca di qualche palla lunga. Vediamo un po' chi uscirà. Seedorf, poi Farinos, c'è Serena, torna sui suoi passi, poi ancora pallone in profondità, ancora verso Kin, Nesta lo va a prendere, poi va a prendere anche Serena, quindi Sensini. Adesso Lazio molto più aggressiva rispetto a qualche minuto fa. Claudio Lopez per Veron, non vuole specchiarsi, Lazio vuole andare palla a terra proprio nelle parti della metà campo dell'Inter. Ancora Claudio Lopez, duello tutto latino con Farinos, poi Veron, ancora scodellata alle parti di Lombardo, area di rigore Lombardo, Macellari mette il pallone fuori e c'è il calcio d'angolo. Attilio Lombardo si è fatto vedere nell'area di Ballotta. Intanto non è ancora entrato Colombo, vuole attendere qualche altro minuto Lippi. Dalla bandierina è pronto Veron, 39esimo in corso nella ripresa, sempre 4-3 per la Lazio. Palla in area, palla allontanata prima da Kansukur e poi da Kin, che poi si butta dalle parti di Mihailovic col mancino, ancora dalle parti di Veron, subentra però Vampeta, ancora più nel vivo nel gioco adesso in questa ripresa Vampeta, che è migliorato molto all'interno di questa partita. Ancora Vampeta, Serena, poi Farinos, in qualche modo verso Macellari. Vampeta ricevuto da Farinos, ancora Vampeta, sempre lui, lo devono bloccare i giocatori della Lazio. Poi area di rigore a Kansukura, Kansukura sempre lui, ha cercato un giocatore che non c'era né Peralta, era in ritardo anche lo stesso Vampeta, è intervenuto Gottardi che ha allontanato. Eccolo qua, ancora Guarino Gottardi, può scattare la fascia destra, poi lascia Veron. Ha visto Claudio Lopez, ancora Lopez, grandissimo controllo in corsa dell'argentino. Serena e poi Ballotta impediscono all'argentino di potersi presentare ancora in maniera più pericolosa davanti allo specchio della porta. Davvero l'Inter vacilla, palla intanto sul versante di destra dell'Inter, ma c'è Favalli in copertura, quindi Sensini, altro lancione per servire Crespo, su di lui Cordoba, ancora Crespo,
difende bene il pallone l'argentino di tacco, poi ancora sempre Crespo, poi l'Inter guadagna ancora il possesso palla. Farinós, ultime azioni della partita, bisogna stringere i denti. Adesso Keane, evidentemente sta per entrare Colombo, posizione più arretrata per l'irlandese, si sta preparando per gli ultimi minuti di partita con un nuovo dispiegamento tattico. Vampeta, ancora lui, sempre Vampeta, cross in aria, Nesta alza un campanile, c'è Favalli, c'è ancora però anche Vampeta, e la deviazione ultima del brasiliano, rimessa da fondo campo. Vuole il cambio l'Inter, l'ho fatto capire palesemente. Vediamo un po'. Esce Seedorf. Fuori Seedorf che non era dispiaciuto, ma evidentemente vuole le tre punte pure. In questo senso Lippi. Colombo e Shukur di punta, con Kin spostato sul versante di destra, mi sembra, in questo finale. Eccolo Colombo, lascia il pallone, ma c'è Lombardo che interviene, ancora Attilio Lombardo, sempre sull'out, poi con il sinistro ha cercato il giocatore della Lazio che era Claudio Lopez. Tanto lì nel mezzo ormai ci sono Simeone, Peron e Sensini. Fatto attenzione all'Inter in piena area, ha cercato la sponda proprio a Kansukur. Lazio ha spazzato via. Claudio Lopez fa praticamente l'esterno a sinistra con Lombardo a destra. Kin, punta Favalli, ancora Kin, area di rigore, colpo di testa e palla che finisce sul fondo, vicinissima al 4-4 l'Inter con Kansukur. E si vedranno in questo finale molti palloni alti nell'area della Lazio. Kin ha capito subito che con Shukur e Colombo si va a mettere il pallone alto. C'era anche Peralta dietro attaccante turco. Palla vicinissima al bersaglio. Mo' per Peruzzi, per tutta la Lazio. 43esimo minuto di gioco. Nel frattempo sta per terminare. Sempre 4-3. Emozioni però non sembrano finire mai. Qui Shukur, colpo di tacco e Nesta praticamente di pube riesce ad agguantare la palla. Adesso c'è una chance per Lazio di poter gestire il possesso palla nel campo dell'Inter. C'è un problema per Crespo, intanto che è a bordo campo. Si è fatto assaggiare, tanto ancora tra l'altro falloso, pericoloso. Vediamo un po'. Peralta e Colombo, i due giovani dell'Inter. Fallo di Colombo su Gottardi. Tanto ancora Lazio che cerca di farsi vedere ora con la vivacità di Attilio Lombardo. Adesso Domorò sta per perdere il pallone, poi Vampeta, si può proseguire, c'è Crespo che vuole rientrare in campo disperatamente perché la Lazio è nuovamente davanti. Sensini, gli tolgono il pallone, ma c'è ancora Lopez, sta facendo praticamente centrocampista di sinistra in questo finale in maniera continua. C'è anche Simeone che ha qualche problema, forse qualche crampo. Lazio deve stringere i denti perché alcuni giocatori non sono al meglio in maniera evidente. Qui la botta forse su Simeone che ha fatto scaturire qualche ulteriore problema. Crespo però rientrato ugualmente in campo, Simeone sta claudicando. Adesso ancora un errore in fase di disimpegno della Lazio, si prosegue Vampeta. Adesso bravissimo ancora Sinisa Mihajlovic, quindi Lopez, Veron, stavolta rinuncia al lancio, poi ancora Veron, vuol far tutto da solo, palla vicino alla bandierina, ancora Veron, Keane interviene fallosamente e c'è il cartellino giallo per Robbie Keane.
Farina ha visto un po' di malizia nell'intervento dell'irlandese, intanto sono 3 i minuti di recupero di questa partita. Intervenuto Kin da Tergo, intanto Kin si lamenta per aver preso una presunta gomitata da Veron durante le fasi di gioco. Veron va vicino alla bandierina per perdere ulteriormente tempo. Ancora Veron, palla però rimane in campo, allora l'Inter può agire, Vampeta, poi Farinós con il sinistro nelle parti di Macellari che stoppa il pallone, poi Lombardo concede la rimessa, 45-40, poi Domorò, tutto avanti l'Inter, non potrebbe essere altrimenti, sono forse le ultime azioni. Kin, Serena, ancora all'Inter avanti con Vampeta, anche deciso questo intervento di Favalli, poi ancora Vampeta nella metà campo della Lazio, ancora agisce l'Inter, Macellari, altra imbucata dentro di testa, Shukur, serviva Kin, anticipato Peralta però da un grandissimo intervento in fase di copertura di Simeone, poi ancora qualche modo fa giungere il pallone dalle parti di Veron, la Lazio, ancora Simeone per Lombardo che è fresco e ne ha di più, ancora Lombardo a puntare Macellari, sempre Lombardo, pallone scagliato laterale, non ce la fa più neanche Claudio Lopez, Crespo sta barcollando, bisogna chiudere le maglie dietro, Sensini controlla, poi ancora un errore in fase di impegno anche per l'Inter, e allora Favalli, Veron, si deve affidare soprattutto a lui la Lazio in questa ultima parte di ripresa, poi Sensini dà un calcione da dietro a Peralta, viene ammonito anche lui, primo ammonito nella Lazio Nesto Roberto Sensini, anche un po' per spezzare la trama di gioco, passa ulteriormente tempo ma nel frattempo l'Inter può andare all'interno dell'area della Lazio, ultima azione, 47-26, uno schema ancora Peralta, palla imbucata, Colombo, piena area, c'è Nesta su di lui, Peruzzi, Peruzzi sul pallone, quelli dell'Inter vedono arrivare il termine della partita, ultimi secondi di gioco, non so se ci sarà supplemento ma ci siamo, 5 secondi, 4-3, è finita, la Lazio vince la sua seconda Supercoppa italiana nella storia, dopo Juventus-Lazio arriva un Lazio-Inter all'Olimpico davvero pirotecnico, 4-3 ha vinto la Lazio con una grandissima prova da campione d'Italia contro la formazione di Marcello Lippi, una Lazio che era passata in svantaggio con il gol di Robby Keane, poi doppietta nel primo tempo che va a modificare completamente la situazione, a ribaltare il punteggio con Claudio Lopez, doppio gol, poi in apertura di ripresa Mihajlovic sul calcio di rigore, il gol del 3-2 di Farinós con deviazione di Sensini in barriera, 4-2 di Stankovic e 4-3 di Vampeta, 4-3 la Lazio può gioire perché arriva un altro titolo, un altro trofeo da alzare al cielo, quello della Supercoppa italiana nell'8 settembre del 2000. Allora godiamoci la festa bianco-celeste, un saluto da parte di Luigi Sinibaldi, ed eccola la festa per la vittoria Supercoppa italiana, grazie a voi e alla prossima su Lazio Style Channel.